Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals. Bella a tutti ragazzi e ragazze, qui è Matix che parla e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Stavolta, ho deciso di cambiare, faccio un vlog. Vlog perché? Perché andremo a Napoli. E visto che non ho voglia di fare tante riprese su e giù, di qua e di là, ci vedremo a Napoli tra 3, 2, 1. Siamo arrivati a Napoli, adesso siamo all'aeroporto, spero che si senta perché ho un microfono un po'... beh, però vabbè, pazienza. Comunque, siamo arrivati, ci vediamo per il prossimo aggiornamento, ragazzi. Okay, stiamo andando a cercare la macchina, come credo di avervi già detto prima, non lo so. Comunque, stiamo andando a cercare la macchina e poi, penso che andremo all'alloggio e ci vediamo. Abbiamo trovato la macchina, adesso appunto ci richiamo dove andremo a dormire, cose varie, e farò un brevissimo room tour. Ok, siamo arrivati. Allora, questo è l'ingresso, questa è la sala, a qui c'è sta la camera, qui invece c'è la cucina e poi oltre questa porta c'è il bagno. Ed ecco qua il bagno, questo è il bagno, qua c'è la doccia. Ehi, ci sono io che riprendo, ciao! Adesso penso proprio che andremo a mangiare un qualcosa e poi ci ritroveremo qui. Ah, ok. Ho cenato, ho mangiato una pizza fritta e un babà che era buonissimo. Quindi ci vedremo domani per la prossima giornata. Ok, buongiorno a tutti. Adesso siamo al complesso museale di Santa Chiara. Abbiamo fatto un giro dentro, è stato bello davvero. E adesso penso che andremo un attimo a casa per immagino cambiarci tutto, perché con un caldo così dobbiamo per forza cambiarci, che si suda da morire. Quindi ci vediamo, non lo so, adesso che ci vedremo a pranzo, sì, forse, molto probabilmente. Mentre stavamo tornando a casa mi sono imbattuto in questo, non so se si vede, ecco, e voi lo sapete che io sono un amante dei babà, quindi mamma mia. Ok, cambio di outfit, cambiato la maglia, ho messo quella di Assassin's Creed Black Flag. Adesso facciamo un giro, andiamo a mangiare perché vabbè, questi strani provenienti dal negozio, e adesso andremo a mangiare. Ok, adesso stiamo dando un'occhiata ai vari presepi. C'è questo che è mastodontico, che è una cosa wow, fantastica. Poi anche questi qua, il laboratorio dei presepi, davvero qualcosa di favoloso. Poi c'è questo qua che davvero un qualcosa di spettacolare. Devi notare che sembra davvero vero, cioè è fatto tutto wow, c'è il balcone che sembrano delle case vere fatte in miniatura, quindi è un qualcosa di wow. Sus, mamma mia, e me lo conti Ronaldo, come è andata l'ultima partita? Non che rispondo. Io non ho niente, se riesco a beccarli. E questo qua faccio i più case. Tammi so, Diego Armando Maradona. Guarda che belli. Mamma mia. Ok, sono
arrivato in nuova casa che ho un sonno della Madonna, penso che dormirò un po'. E mi dispiace non averlo ripreso, dannazione, ma vi giuro, non ho fatto in tempo a prendere il telefono perché ho fatto una toccata e fuga immediata che ho incontrato la Vladimir Luxuria, quindi vabbè. E se la incontro farò il possibile per riprenderla un attimo e farvi un saluto da lei. Comunque adesso mi riposerò un attimo e penso proprio che dopo faremo un altro giretto. Ok, ci siamo svegliati, adesso faremo un altro giretto verso Napoli, per Napoli più di tutto. E boh, penso proprio che vi farò vedere qualcosa, spero il più possibile. Ok, siamo appena usciti dalla cappella di San Severo e praticamente siamo andati a vedere Cristo velato, per chi non sa cos'è. È una scultura in marmo che rappresenta appunto un Cristo con un velo sopra. Un'altra cosa bella da andare a vedere, praticamente sono, diciamo, due corpi di un uomo e di una donna, dove un alchimista, mi pare di aver capito, ha iniettato una sostanza che cristallizzava tutto il sistema, tutto il sangue e anche quindi diciamo dell'apparato venoso circolatorio. Ne costa davvero la pena, quindi venite, datemi retta, venite a vederlo. Ok, ci stiamo dirigendo in piazza Plebiscito. Scusate se non si sentirà tanto l'audio, ma non posso neanche tanto gridare. Comunque, boh, siamo quasi arrivati. Pausetta merenda, cheesecake ai frutti di bosco, se da dentro. Assaggiamo. Dopo lo spuntino siamo nella galleria di... Sì, galleria Umberto I, è una cosa mastodontica tipo. Guardate, una cosa bestiale. Ok, siamo quasi sotto. Ospedale, mi sono perso. No, qua siamo di nuovo dietro. Eccoci qua. E qui sopra c'è una cappella bellissima, davvero, una cosa possente. Una bella. C'è davvero, boh, è grandissimo, tipo bellissimo. Ok, siamo di fronte al Maschio Angioino, davvero fantastico, uno spettacolo, una cosa mastodontica ed è molto bello perché è in riva al mare in pratica, quindi cioè raga, potete già capire. Poi da notare il red carpet. Oddio, il red carpet. Per me, avete fatto per me fan. Oddio, che bello avere dei fan così. Ecco, anche il piccione. Guarda, il piccione è venuto solo per me. Solo per me è venuto. Benissimo, cambio di programma. Non si può andare perché c'è una premiazione di qualche persona più famosa di me. Mamma mia, che brutto. Comunque, il red carpet è sempre il red carpet. Mamma mia, che brutte ste persone che rubano il lavoro a noi giovani, mamma mia, che ci hanno fregato il lavoro, mi ha fregato il lavoro, avete capito? Mi ha fregato il lavoro! Siete degli infami! Abbiamo cambiato totalmente location e adesso siamo ufficialmente in piazza Plebiscito. Eccoci, questa la famosissima piazza Plebiscito, bellissima, grande, spettacolo pure questo, guardate, guardate, peccato che dal telefono non renda tanto, ma se verrete davvero qua
vi renderete conto che è tutta un'altra cosa da quello che vedete qua nel video. E poi, poco più in là, di Piazza Plebiscito, ci becchiamo davanti queste cose che direte, ah ma sì, dai, saranno logico, saranno na. Sono delle navi da crociera e sono immensamente grandi. E poi da qua si intravede il Vesuvio. Tanto credo che adesso andremo un po' sulla costa, diciamo, e si vedrà meglio. E adesso non siamo ancora sulla spiaggia, sulla cosa che mi hanno detto, ma quello là sulla destra che vedete sarebbe il Vesuvio. E siamo sul lungomare. Come vedete là c'è il Vesuvio. Lì tutto il mare, le barche, le varie barche. Bellissimo davvero. Volete che ci avviciniamo di più? Va bene, lo facciamo. Infatti mi sto lentamente avvicinando per vedere qualcosa di più bello, diciamo. Ecco qua. Partita di calcio di Sto Pipolo, guardate qua. Ci abbiamo una partita di pallanuoto, quindi tec, tutti lì e tec si attrezzano. Uè, tipo, sei venuto a farmi saluti? Né? Sei venuto al red carpet? Giusto? Mamma mia. Comunque, viva le gabbiane, né? Giusto? Tec, viva le gabbiane. Fai un commento a freddo? No, neanche quello. Vai, viva le gabbiane, né, frate? E adesso siamo un po' più avanti, appunto rispetto al punto di prima. E adesso qua siamo giunti ad un altro castello, detto Castello dell'Ovo. E quindi qua, eccolo. Guardate che bella vista. Bel sole. Fantastico. C'è un po' di vento, ma bello comunque. Ok, abbiamo optato per la cena per una pizza napoletana in mezzo al mare. E pazienza, va così oggi. Ok, abbiamo finito la cena. Io mi sono preso una bella pizza, 4 formaggi, buona. Un po' pesantuccia, ma vabbè. Finisce con una bottiglia di Sprite e adesso vi farò vedere tutto quello che vi ho fatto vedere prima, qualche frame prima, ma by night, quindi molto bello, quindi tutto molto più yeah, quindi voilà, questa è Napoli by night vicino alla costa. Fantastica, vero? Ed ecco qui l'altra sponda. Ok, giretto turistico fatto. Adesso torneremo all'albergo. Vabbè, chiamatelo come volete. Adesso torniamo indietro. E penso proprio che andremo a dormire, perché domani si andrà a visitare la reggia di Caserta, se non mi sbaglio. E quindi, ci vediamo poi là al massimo. Mamma mia, guardate. Piazza Plebiscito tutta colorata. Uno spettacolo, raga, davvero. Bellissimo, adesso ci avvicineremo un po' di più per vedere meglio. Eccolo qua. Adesso passeremo dentro, quindi passeremo dentro il colonnato ed è bellissimo, quindi andiamo a notare. Tricolore italiano, bellissimo, davvero. Ecco, ci stiamo passando attraverso. Sembra una parte verde, la parte verde della nostra bandiera. Fa un po', raggiungiamo quella bianca. Hanno cambiato colore. No, hanno cambiato colore, che brutto. Vabbè, pazienza.
Vabbè, non continuiamo il giro dentro perché è pieno di barboni, quindi lasciamo stare. Meglio da un'occhiata qua che è molto molto più bello. Wow, so che non ve ne fregherà niente in questo vlog di quello che vi sto facendo vedere, ma ehi, un po' di cultura, no? Di cultura non fa male a nessuno. Quindi, muti e vedete e guardate il video. Eccomi arrivato dopo una grandissima camminata. Oh, sono distrutto. Vabbè, comunque penso che domani mattina andremo a fare una visita alla Reggia di Caserta con questi capelli molto molto swag. E boh, direi che ci vediamo domani mattina, guys. Ci sono 300.000 volte. Sì. Oh. Barcette. Buongiornissimo a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata. Non siamo alla Reggia di Caserta, come vi avevo promesso. Ma siamo sulla costiera amalfitana e adesso, cioè, vabbè, parte leggermente tutto, ma quello è il mare, la costiera amalfitana è davvero uno splendore. Forse tutto va bene, faremo un tuffo, vediamo. Eccoci qua, questa è la costiera amalfitana, qui un lato, da quell'altro in pieno mare aperto e wow, qualcosa di fantastico, di favoloso, raga. Siamo dove c'è il faretto. Un bel faro rosso di qua, vabbè. Non vedo l'ora di farmi un tuffo qui dentro, guardate, davvero bellissimo, ve lo giuro. Notare anche quanto è bella l'acqua, cioè un'acqua così trasparente, marittima, dove cavolo la troviamo, raga? Mamma mia, che bella. Davvero bella. Adesso pausa pranzo. Sì. Questo il panino è. Boh, se mangia. Ok, raga, prima di andare a fare il bagno andiamo a vedere la Costa dello Smeraldo, che è la grotta dello Smeraldo, che è un qualcosa di eccezionale. Dovremmo quasi essere arrivati, dovrebbe essere poi un buco laggiù. Dicevo, dovrebbe essere quel buco laggiù, se non sbaglio, e ci vediamo magari dentro. Davvero bello, spero che vi sia piaciuto là dentro e boh, adesso penso che andremo a bucciare qualche parte del corpo in acqua. Ok, raga, bagno fatto, l'acqua era favolosa davvero. Bella fresca che ci voleva, tutto sto caldo qua.
Adesso che ci rivedremo e devo... Ciao raga, scusatemi questo time lapse, ma è mattina e adesso è l'ultimo giorno, oggi è l'ultimo giorno e penso che gireremo ancora un po' Napoli per quel che rimane e poi andremo in aeroporto e tutto. Ok raga, piccolo cambio di location e adesso siamo alla Napoli sotterrata. Fantastica, bella. Eccola lì. Ah, c'è una bella parte. Qui ci sono tanti scavi, tanti cunicoli dove si nascondevano i soldati per la prima o seconda guerra mondiale. Ah, ok. Vabbè, comunque non so neanche io sinceramente cosa facevano qui e vabbè, pazienza. Comunque davvero bello, ne vale la pena. Impressionante, davvero. Pensare che il mercato lo svolgevano qui. Fantastico, davvero. È un davvero impressionante. Perfetto. Ok ragazzi, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto. Adesso ci prepariamo per la partenza. E spero che questo vlog vi sia piaciuto. Mi raccomando, tanti bei pollicioni su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete che continui questa tipologia di video e alla prossima. E pensavate davvero che vi facessi un saluto così? Io se le cose devo fare le faccio con stile, quindi mi raccomando, tanti bei pollicioni su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Qua sotto nei commenti iscrivetevi se volete ancora questa tipologia di video e ci vediamo alla prossima.